io rappresento in questa giornata la Same Deutz Fahr, come sapete è un'azienda italiana che produce trattori e macchine per l'agricoltura. Volevo ringraziare innanzitutto l'Unione Italiana Vini, gli organizzatori, il dottor Rizzotti, tutti quanti per averci dato l'opportunità di farvi vedere un dispositivo che abbiamo progettato, abbiamo fortemente voluto, abbiamo studiato, abbiamo progettato, che secondo me potrebbe essere utile nel rispetto del suolo e dell'apparato radicale del vigneto. Di che cosa vi parlo oggi? Vi parlo di un sistema di sospensione intelligente, dopo vedremo perché lo definiamo intelligente. Da cosa siamo partiti? Noi abbiamo una necessità di mercato, richieste che vengono dal mercato di trattori sempre più confortevoli per l'operatore, sempre più sicuri, che comunque garantiscano una maggiore trattività non perdendo agilità. E soprattutto uno degli ultimi filoni, le maggiori richieste che ci vengono ultimamente sono un maggiore rispetto sia dell'inerbimento interfilare sia dell'apparato radicale del vigneto in questo caso. Contro cosa ci scontriamo? Cioè, per poter rispondere a queste esigenze, i paletti vincoli che gli ingegneri hanno dovuto affrontare sono un basso centro di gravità del trattore per poter garantire stabilità al mezzo. Voi sapete che i trattori da vigneto devono per forza di cosa avere un passo corto, se no in capezzagna si fa fatica a girare, ad invertire il senso di direzione, soprattutto con degli attrezzi trainati. Abbiamo dei pneumatici anteriori in molti casi molto stretti, parliamo di 260 mm, 280 mm di larghezza, e il tutto, la complicazione maggiore è farlo in uno spazio ristretto, perché lo spazio per il ponte è uno spazio veramente ristretto. Sul ponte anteriore della macchina grava il motore, grava la culla che tiene agganciato il motore e la trasmissione, quindi il tutto è complicato da questo vincolo. Ci siamo messi all'opera, in verità non da soli, ci siamo affidati anche all'Università di Milano e all'Università di Brescia per i calcoli, ai quali va il nostro ringraziamento, e abbiamo ideato quello che abbiamo chiamato Frutteto Active Drive. Per far questo siamo partiti dall'evoluzione delle sospensioni anteriori, e non solo nel mondo del trattore ma anche nel mondo automotive in generale. Cioè, se voi pensate alle macchine, il modello Ford T, e pensate alle attuali macchine, agli attuali automezzi moderni, c'è stato un passo in avanti gigantesco sulle evoluzioni delle sospensioni, che hanno permesso di incrementare la velocità, incrementare la sicurezza, ridurre lo spazio d'arresto, ovviamente incrementare il comfort, eccetera eccetera. Già studi erano stati fatti su trattori molto più grandi, quindi se voi prendete mediamente nel mercato un trattore da 300 cavalli in su, hanno sistemi di sospensione indipendenti e molto performanti. La vera sfida che ci siamo posti è quello di trasferire tutta questa tecnologia in un trattore da vigneto, in un trattore che ha una larghezza anteriore di 1,10 m. Facciamo una comparazione sulle sospensioni anteriori. Se noi prendiamo una versione standard di un trattore senza sospensioni, vediamo che il centro di gravità della parte anteriore del trattore è posizionata più o meno laddove quella che noi chiamiamo culla motore poggia sulla sommità del ponte. Cosa succede quando la parte anteriore del trattore deve superare un ostacolo solo su una parte, quindi sul lato destro e sul lato sinistro? Che la ruota passa l'ostacolo, essendo incernierato il cofano e la parte del trattore al ponte, tutto si alza, quindi si alza sia la parte del baricentro, quindi si alza il baricentro, si alza il cofano e si perde visibilità. Che cosa succede invece in un assale anteriore sospeso ma rigido? Quindi un assale anteriore al quale sono applicate delle sospensioni, però di fatto è un assale convenzionale rigido. Anche in questo caso, nel superamento di un ostacolo, si alza leggermente il centro di gravità, perché arrivando fine corsa al pistone si alza per forza il centro di gravità, ma abbiamo lo stesso una riduzione della capacità di sterzo, perché questo pivotaggio in ruota inclinata va a sbattere contro il cofano o contro la culla del motore, e quindi occorre per forza di cose ridurre il raggio di volta anteriore.
Se noi invece ragionassimo con una sale anteriore indipendente, ruote indipendenti, un po' come abbiamo nelle automobili, vediamo che nel superamento di uno sterzo si alza solo la parte sollecitata. Il centro di gravità, che già di per sé è più basso, rimane stabile e non abbiamo un trasferimento di masse, di carichi e di vettori su tutto il resto del veicolo. Lo vediamo meglio da questa animazione. Il trattore incontra un ostacolo, che cosa fa? Per superarlo si alza la parte anteriore del muso, quindi perdiamo visibilità, alziamo il baricentro della macchina e tutte le forze trasmesse dal pneumatico tramite la sale vengono scaricate sul trattore. Scusate, la geometria invece della sospensione indipendente è in grado di assorbire autonomamente nella ruota nella quale viene esercitata una forza, non scaricando tutte le altre forze sul trattore, ovviamente entro determinati limiti che sono quelli dell'escursione del pistone. Quindi, dopo questo studio abbiamo detto, ovviamente la soluzione migliore è quella di adottare una sospensione indipendente sulla macchina in spazi ristretti. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un trattore in produzione, per complicarci la vita abbiamo preso il trattore stretto, quello più adatto ai vigneti, abbiamo preso un trattore a tre cilindri, non un quattro cilindri, abbiamo preso un tre cilindri in modo da complicarci ulteriormente la vita, quindi avere un passo stretto che ci permetta raggi di volta migliore in capezzagna, e abbiamo provato ad applicare questo sistema di sospensioni indipendenti a questo trattore che comunque avevamo già in produzione. Il concetto che abbiamo dovuto utilizzare, innanzitutto abbiamo dovuto separare la parte destra dalla parte sinistra, quindi di fatto noi abbiamo due sistemi, uno destro, uno sinistro, completamente indipendenti. Per farlo abbiamo dovuto separare il funzionamento dello stelo destro che contiene il cilindro di smorzamento da quello sinistro e abbiamo dovuto introdurre dei sensori che poi vedremo nel dettaglio che forniscono alla centralina elettronica dei dati indipendenti e poi la centralina elettronica gestisce come far funzionare il sistema. Questa è l'architettura del sensore, come vi dicevo c'è un sensore di corsa applicato sui cilindri che fanno lo smorzamento, abbiamo dei sensori sull'angolo di sterzo, dei sensori di velocità sulla ruota, abbiamo dei sensori sui freni che anche questi forniscono indicazioni importanti alla centralina, abbiamo le valvole di blocco idraulico, voi sapete questi sono accumulatori d'azoto, l'olio in questi cilindri trasferisce una pressione, l'olio incomprimibile, questi garantiscono lo smorzamento delle piccole vibrazioni perché l'azoto è comprimibile, l'olio è incomprimibile, è l'azoto di fatto che garantisce l'antivibrazione. E poi abbiamo dovuto ovviamente gestire anche tutta la parte elettronica con il pulsante che permette l'attivazione e informazioni che vengono trasferite al cruscotto. Quali sono i principali vantaggi? Allora, noi riusciamo a trasferire le stesse forze sul vigneto, cioè sul terreno del vigneto, nell'interfinale, laddove riusciamo a tenere il trattore quasi sempre in posizione centrale, cioè la maggior parte delle masse bilanciate sulla posizione centrale. In questo assale rigido tradizionale, quando si alza e poi quando ridiscende bruscamente, noi esercitiamo al suolo e quindi anche sull'apparato radicale tutta la forza che era stata esercitata verso l'alto ritorna verso il basso. In un sistema di sospensione rigida, oltre ad aumentare, ad alzare il baricentro della macchina, abbiamo una situazione smorzata rispetto a una sale tradizionale, ma abbiamo comunque uno scarico maggiore di tutta la massa del trattore solo sull'anteriore sinistro, di solito, o l'anteriore destro, a seconda dove viene la sollecitazione. Nel sistema sospensioni indipendenti si scaricano invece solo le masse che vanno a gravare su quella parte del trattore. Era il famoso comportamento isostatico che avete visto prima nella diapositiva e che non vi ho spiegato. Cioè, laddove io riesco a bilanciare i pesi, a bilanciare le masse su tutti e quattro i pneumatici e non solo su quelli posteriori e sul punto di pivotaggio centrale della sala anteriore, riesco a gestire le masse che poi vado a scaricare sul terreno. Quali sono i vantaggi per la sostenibilità?
immaginate un terreno accidentato, avete un vigneto accidentato perché c'è forte presenza di sassi piuttosto che di pietre e di altre cose. Questo continuo sobbalzamento del ponte anteriore induce degli stress meccanici notevoli ai primi 5-10 cm del suolo. Perché? Perché si alza, poi ridiscende, vi va a gravare tutta la massa. Voi sapete che il pneumatico, se voi guardate l'impronta di un pneumatico in un terreno molle e lasciate lì il trattore, vedete che quasi tutte le masse vanno a gravare, ok, sulla larghezza del pneumatico, ma per quanto riguarda la base siamo intorno ai 10 cm. Quindi immaginate un trattore da 28-30 quintali con una potatrice sull'anteriore che pesa anch'essa tantissimo, quanti chili vanno a gravare in una superficie di 10 cm per 26 quando ridiscende superato l'ostacolo. Con la sospensione indipendente si riesce proprio a limitare gli stress meccanici indotti sia al terreno, sia all'erba, sia all'apparato radicale del vigneto, proprio perché si tende a tenere le masse, a bilanciare le masse e tenerle laddove sono in posizione iniziale. Antibeccheggio, immaginate una frenata. Quando noi freniamo, tutte le masse vanno verso il basso, il ponte anteriore si abbassa, succede nell'automobile, succede anche nel trattore. Quando la sospensione anteriore arriva a fine corsa, abbiamo l'effetto di rimbalzo. Anche in questo caso, quali sono i principali vantaggi? Se noi riusciamo intelligentemente a gestire le sospensioni anteriori, in questo caso elettronicamente, quindi ad evitare che si arrivi bruscamente a fine corsa, si ottengono notevoli vantaggi nel bilanciamento delle masse e quindi evitiamo di fare i buchi. Un'altra funzionalità, secondo me estremamente interessante, soprattutto in capezzania, è data dalla possibilità di gestire la parte sinistra dalla parte destra del ponte. È quella tipica che quando io volto ad esempio a sinistra, io carico molto sull'anteriore, si alza sinistra, si alza l'anteriore destra. Se io riesco a bilanciare questo effetto elettronicamente, ho innanzitutto dei raggi di volta più sicuri perché riesco a bilanciare le masse, ma evito anche l'effetto rollio. Arriva a fine corsa, ritorno indietro, che è molto pericoloso se si fanno delle curve ad alta velocità. Controllo elettronico dello smorzamento. Vi abbiamo detto queste sospensioni, quindi con un cilindro, degli accumulatori d'azoto, pressione d'olio, sono gestiti da una centralina elettronica. Laddove io riesco a compensare le sollecitazioni che arrivano dal terreno per mezzo dell'elettronica, riesco a ridurre enormemente il beccheggio, quindi il tipico saltellamento dovuto alla percorrenza di un terreno accidentato, quindi comfort all'operatore, ma vi ripeto, non è solo una questione di comfort o di sicurezza, è una questione che poi tutto ciò che va su ritorna giù, e quindi è compressione del suolo. Da ultimo abbiamo, questi sono i principali vantaggi che io ho messo in questa presentazione perché sono legati alla difesa del suolo. Ce ne sono altri per l'operatore. Questo in particolare secondo me è molto intelligente. Cioè, noi abbiamo preso il bloccaggio del differenziale, quello che fa girare a una velocità destra, a una velocità diversa il pneumatico destro da quello sinistro. L'abbiamo preso, l'abbiamo cambiato completamente, l'abbiamo fatto a gestione elettronica. Quindi in funzione della velocità della ruota, in funzione dell'angolo di sterzo, il bloccaggio del differenziale che avviene per mezzo di frizioni idrauliche viene gestito completamente elettronicamente. Vediamo quali sono i principali vantaggi. Se noi lavoriamo con entrambi gli assi, con entrambe le ruote in piano, abbiamo una trazione suddivisa 50%-50%, che è normale. Cosa succede se la ruota, in questo caso anteriore sinistra, è talmente più alta di quella destra da finire l'escursione delle sospensioni? Uno si aspetterebbe io maggiore trazione, invece no, il controllo del differenziale, quando non rileva su un pneumatico trazione, esclude anche l'altro. Quindi in questo caso qui, vedete, la ruota questa non tocca terra, noi abbiamo zero trazione sull'anteriore. Avendolo noi gestito elettronicamente, gli abbiamo detto al sistema, laddove tu hai dei casi di slittamento importanti su un anteriore, su una parte del sistema, scarichi tutto il controllo
cioè scarichi tutta la forza sull'altra, in modo da permetterti di superare l'ostacolo. Nei casi di ribaltamento, perché è importante questo sistema? Innanzitutto abbiamo abbassato tantissimo il baricentro, cioè le sospensioni a quadrilatero o in questo caso a ruote indipendenti abbassano il baricentro. Quindi è vero che beta 1 e beta 2 nei trattori tradizionali, quelli che sono sospensione a parità di condizioni, hanno lo stesso limite di ribaltamento, ma è altrettanto vero che in questo caso noi, avendo abbassato il ribaltamento, abbiamo abbassato il beta 1. E poi ti garantisce una maggiore sicurezza, perché ai limiti del ribaltamento agisce quel bloccaggio del differenziale intelligente che ti dà comunque trazione alla gomma. Nel caso opposto, quando si sta staccando, cioè quando siamo al limite del ribaltamento, il normale bloccaggio del differenziale ti toglie trazione sull'anteriore. In questo caso, garantendotela lo stesso sulla parte che fa ancora trazione, ti permette di evitare il ribaltamento. Di evitare, nei limiti del possibile, stiamo parlando di situazioni limite ovviamente. Per fare tutto questo sistema abbiamo dovuto inventarci cose che non esistevano, dei giunti sferici con dei sensori integrati, abbiamo inventato tutto il software della gestione del bloccaggio del differenziale. Una delle cose, dei vincoli che ci avevamo dati come progetto inizialmente, era di non perdere capacità di sterzo. Ci siamo riusciti, avevamo fatto dei calcoli soprattutto con l'Università di Brescia, abbiamo fatto questi studi. I primi test, le prime prove ci garantiscono che non perdiamo assolutamente capacità di sterzo a parità di carreggiata, quindi abbiamo ottenuto le stesse carreggiate precedenti, lo vedete anche dai video che stanno andando in onda. Allora, per chiudere, per chiudere, quali sono i principali vantaggi di questa sospensione che noi chiamiamo intelligente? Il riuscire a gestire nei limiti del possibile le masse che gravano sull'anteriore, cercando di bilanciare le forze che arrivano dalla parte destra e dalla parte sinistra, in modo da evitare contraccolpi che vanno poi a gravare sul terreno, sull'inerbimento, sull'apparato radicale del vigneto, del frutteto. Un altro vantaggio che ce lo segnalano i clienti, quando i trattori hanno delle attrezzature portate o fisse sull'anteriore molto pesanti, in caso di superamento di ostacoli capita spesso delle rotture o dell'attrezzatura o della parte idraulica. Ovviamente c'è uno sversamento d'olio, sono tutte attrezzature che vanno con l'idraulica, c'è uno sversamento d'olio al suolo che non fa bene all'ambiente, ma non fa bene, immagino, nemmeno al vigneto. Se si riescono a evitare queste rotture, oltre all'aspetto economico c'è anche quello ambientale. Io vi ringrazio.